Aspettando la seconda sfilata dei cinque mastodontici carri di cartapesta e goderci lo spettacolo degli ospiti con il duo Gemelli Diversi sul palco del 100 Carnevale d'Europa. Febbraio 2024 di Marco Raboni per TC100 Web TV. Vogliamo salutare un artista importante della kermesse carnevalesca di Cento, che per tanti anni ha visto la sua figura prendere sempre più piede e importanza all'interno del variegato mondo dell'organizzazione del Cento Carnevale d'Europa. Stiamo parlando della Miss del Cento Carnevale d'Europa, un ruolo sempre ricoperto dalle più belle e affascinanti ragazze del territorio. Anche l'edizione 2024 del Cento Carnevale d'Europa è così. Infatti, sabato 16 gennaio 2024, nel Fiabesco, salone di rappresentanza di Palazzo Rusconi della Banca Credem a Cento, durante la presentazione ufficiale del Cento Carnevale d'Europa e degli avvenimenti delle cinque domeniche di sfilata dei cinque giganteschi carri allegorici, è stata presentata la bella e brava Federica Taranto di Ferrara, nel ruolo di Miss Cento Carnevale d'Europa, ha consegnato la targa. Sabato 16 gennaio 2024, Federica Miss Cento Carnevale d'Europa, con la sua affascinante presenza, ha reso prezioso tanti momenti della presentazione, dal saluto degli ospiti, del tavolo dei relatori, passando al riconoscimento degli sponsor più significativi per l'edizione 2024, al taglio del nastro conclusivo. Pertanto, nell'attesa di vedere Federica al più presto sul palco del Cento Carnevale d'Europa con la fascia di Miss, ascoltiamo il suo saluto inviato in esclusiva alla nostra redazione, con nello sfondo la bella cornice del Castello Estense di Ferrara. La parola a te, cara Federica, con l'arrivederci a Cento con la fascia di Miss. Come ti abbiamo ammirata il sabato della presentazione. Ciao ciao. Io mi presento, sono Federica Taranto, la nuova Miss Cento Carnevale d'Europa 2024. Che dire, sono emozionatissima e contentissima di rivestire questo ruolo così importante che mi porterà a presenziare ad uno dei carnevali più prestigiosi del paese, non solo, anche del mondo. E che dire, per me è un'emozione fortissima. Io faccio la presentatrice TV nella mia zona, io sono ferrarese, quindi niente, che dire, sabato alla conferenza stampa ero a fianco di Ivano Manservisi, il patron di questa splendida kermesse. E sono onoratissima e contentissima di esserci, e ringrazio chi mi ha dato l'opportunità appunto di essere lì. Grazie a tutti, un abbraccio. Quindi non mi resta che salutarvi e noi ci diamo appuntamento al Carnevale di Cento. Ciao a tutti, un abbraccio, a presto.